Siamo qui a Villa Borghese, precisamente in piazza di Siena, dove si sta svolgendo la staffetta 8x20 biennale per Telethon. Abbiamo con noi qui, in tenuta assolutamente sportiva, come si addice alla giornata, il presidentissimo Luigi Abete del gruppo biennale, a cui chiediamo una battuta su questa giornata. Ma questa è la quinta edizione della staffetta? E ormai sono 25 anni che BNL accompagna Telethon nella raccolta dei fondi per la ricerca delle malattie genetiche rare, motivo per il quale siamo molto ormai solidali. Abbiamo raggiunto in questi 25 anni oltre 270 milioni di euro, che rappresenta la più grande raccolta di fundraising che si è realizzata in Europa, per un obiettivo nobile, cioè consentire a chi ha malattie che non sono molto diffuse di avere un'attenzione, perché anche i loro problemi, soprattutto quelli dei bambini, possano essere affrontati e risolti. E dopo 25 anni vediamo che non solo abbiamo finanziato la ricerca, ma la ricerca ha prodotto delle cure, quindi vediamo da alcuni anni bambini che sono guariti perché la ricerca ha risolto i problemi di cui erano affetti, o altri che sono migliorati e sperano nel futuro di poter avere una risposta definitiva. Quindi per BNL questa è un grande soddisfazione, un grande orgoglio, perché accanto a questo obiettivo nobile che ci unisce durante tutto l'anno, ci consente in questo weekend finale di rappresentare l'impresa non solo come un luogo, una comunità di interessi, ma come una comunità di persone. Siamo qui anche noi come The Dot Company. Oggi è una bella giornata, la giornata di festa, diamo anche noi il nostro piccolo contributo, perché è nell'ordine delle cose, ecco, bisognerebbe farne di più di queste attività. Le aziende esistono per un'assunzione di responsabilità nei confronti dei clienti, dei collaboratori, delle comunità e dei territori sui quali insistono, quindi noi facciamo quello che è nell'ordine delle cose fare, ecco, dovremmo farlo un po' di più.